Non c'è chiamata, non c'è vocazione senza un luogo geografico e un luogo spirituale, un luogo ontologico, diciamo, un luogo intimo. Il luogo geografico è il monte dell'alleanza, il Sinai, dove Dio ha stretto, ha stipulato un'alleanza con il suo popolo, infranta mille volte, sino che il suo figlio Gesù Cristo, su un altro monte, il Golgota, quell'alleanza l'ha stipulata nel suo sangue, come nuova ed eterna ogni giorno. Il monte delle beatitudini, il monte dove appare l'uomo nuovo, l'uomo rinato in Cristo, dove appare Cristo nei cristiani, nei suoi discepoli. Un monte, il monte della croce, il monte del Calvario, che è un telo di sasso dalla tomba, dove Gesù è stato deposto e da dove è risuscitato. Un luogo è una volontà, la volontà di Dio, la volontà di Dio che si manifesta proprio su quel monte. Io quando sarò innalzato attirerò tutti a me, dice il Signore. Ecco la fonte della missione, la fonte della vocazione, qualsiasi vocazione, è solo sulla croce, cioè solo in quell'amore fuori dall'ordinario, in quell'amore straordinario, in quell'amore che giunge sino alla fine dei nostri fallimenti, dei nostri peccati, dei nostri macelli, quell'amore impressionante, l'amore che l'uomo non può offrire, solo quell'amore chiama, attira, come dice il Cantico dei Cantici, attirami dietro a te e corriamo, celebreremo i tuoi amori più del vino, che dolce, che soave, che inebriante è il tuo amore. Dietro a questa parola c'è il Cantico dei Cantici, fratelli, c'è un amore infinito, un amore che scoppia, un amore pieno di zelo, un amore infinito, un amore che giunge laddove nessun uomo può giungere, ad amare il peccatore, ad amare ciò che il mondo rifiuta. Gesù, crocifisso sul monte, ci ha abbracciato, ci ha sedotti, ci ha attirati, ci attira oggi, in questa giornata, in questo venerdì, di cui facciamo non a caso memoria della passione del nostro Signore Gesù Cristo. La passione, non ho la passione umana, le passioni, non ho la passione vera, il patire, patire, cioè entrare nei nostri dolori. Possiamo riposare allora, fratelli. Possiamo riposare come presbiteri, come sacerdoti, come vescovi, come madri, come padri. Possiamo riposare, perché Gesù chiama quelli che Egli volle. Chiamò a sé quelli che Egli volle. Cioè, tu sei voluto da Dio. In spagnolo è interessantissimo perché amare si può dire in due modi. Querer e amar. Querer e amar. Querer e volere. C'è una volontà nell'amore, che non è innamoramento carnale, passionale, genitale alle volte, o solamente affettivo, no, c'è qualcosa di più profondo. Il tuo essere padre, il mio essere prete, il tuo essere madre, il tuo essere suora, il tuo essere consacrata, scaturisce da questa volontà, dalla volontà di Dio apparsa, rivelata sulla croce, cioè una volontà ben ponderata, una volontà che sorge dalla sofferenza, dal dolore, dalla passione, dal patire di Cristo. Cioè, Gesù Cristo ha dato la vita per te, per questo ti ha voluto, cioè ti ha voluto amandoti, ha deciso che tu sia una cosa con Lui, chiamò a sé sulla montagna, sulla croce, attirò a sé, la sua intimità, quelli che Egli volle, cioè una volontà di intimità, una volontà che è farti suo, associarti alla sua vita, associarti a questo amore, associarti alla sua missione, che è dare la vita. Gesù sa chi sei, molto più di quello che tu conosci di te stesso. E così vale per i tuoi figli, così vale per il tuo fratello, così vale per tuo padre, per tua madre, così vale per i tuoi parrocchiani, per gli altri che stanno nella missione con te, per le famiglie che conosci. Gesù conosce, ti conosce profondamente, sa chi sei, e per questo ha deciso di chiamare proprio te, di attirare proprio te. E per chiamarti ha dato la vita, conoscendo quel che tu sei, conoscendo che io sono un macello, conoscendo che le mie nevrosi, la mia ira, la mia testa che gira sempre veloce e che pensa, ragiona e si illude di aver capito tutto e non riesce a mettersi in ginocchio davanti a nessuno, davanti alla storia, davanti alle umiliazioni, davanti ai rifiuti. Gesù conosce perfettamente di che pasta tu sei fatto, di che pasta io sono fatto. Gesù non esige nulla. Gesù, per farti padre, perché dice fare, la parola
originale è fare, fece, costituì, vuol dire fare, creò, plasmò i discepoli, gli apostoli, li plasmò. Cioè, per fare te, ha dato se stesso. Per farti apostolo, è sceso dove tu sei. Non ti ha detto, dai, sforzati un pochino, dai, mettici buona volontà, dai. Quante volte ascoltiamo, ho scelto Dio, un'opzione preferenziale per... Tante volte, no? Anche alle volte alcuni sacerdoti novelli o suore, eccetera. Ma questo vale anche per il matrimonio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Tu non hai scelto tuo marito. Per quanto era bellissimo, stupendo, simpatico, dolce, per quanto tu ti sia innamorata del suo modo di fare, delle sue parole, per quanto tu ti sia innamorato di tua moglie, per quegli occhi meravigliosi, quegli occhi che stendevano pure un bufalo, per quanto erano dolci, belli, cioè, per la sua parola, per il suo corpo, per quello che sia, per la sua storia, per la sua vita. Quello è stato, come dire, un cerino acceso per dare fuoco. Ma Dio aveva fatto tutto. È Dio che ha scelto tua moglie per te. È Dio che ha scelto tuo marito per te. È Dio che ha scelto te come prete. È Dio che ha scelto questi figli. È Dio che ha scelto questi genitori per te. Tutto sta in questa parola. È Dio che in Gesù Cristo suo figlio, che ha dato la sua vita, che è salito sul monte portando la croce che spettava a te e a me, ha scelto, ha chiamato e ha plasmato e sta plasmando giorno dopo giorno nella Chiesa e con la vita, con la storia di ogni giorno, con gli eventi, sta plasmando, potando, limando, colmando la sua immagine in te. E questo non esiste, non ti amo più, non mi piaci più, non sto più bene con te. Quello che può dire un prete a Gesù Cristo indirettamente, perché si innamora di una donna o perché non ce la fa più con il carico del ministero, le difficoltà, le sofferenze, i fallimenti, la solitudine, eccetera. Non può esistere, non può esistere che tu non ami più tua moglie. Ma che significa? Non l'hai scelta tu, è opera di Dio. Allora vuol dire che tu ti sei staccato da Dio, vuol dire che tu non ti sei divincolato dalle braccia di Gesù Cristo. Stai rifiutando il suo amore che ti attira a sé. E questo è il punto fondamentale. Noi possiamo riposare. Perché dice una cosa, ed è molto importante, fratelli. Ne costituì, ne fece 12 che stessero con lui. E poi, anche, per mandarli a predicare e perché scacciassero i demoni. La vocazione è stare con lui. Anacoreti, come diceva la parola ieri. Scostare un pochino la barca. Cioè, stare nel mondo... ma non del mondo, essere una sola cosa con Cristo, essere tutti monaci, siamo monaci, sì, fratelli, monos, siamo una sola cosa con Lui, nella Chiesa, nel corpo santo che è il suo popolo, che sono i fratelli, nella Chiesa, nella comunità cristiana, nelle liturgie, per evitare fughe mistiche, o pseudomistiche, io sento, io capisco, io vedo, no, cammina nella Chiesa. Stare con Cristo è molto semplice, è camminare nella vita di tutti i giorni, entrare nella storia è molto semplice, lavare i panni, pulire il sedere ai bambini, fare le cose di tutti i giorni, studiare, servire, fare quello che devi fare, prendere la metropolitana piena di gente, che ti soffochi dagli odori, fare la fila alla posta, entrare nella malattia, in un cancro, Cristo, in Cristo. Il tuo nome è in Lui. Il tuo nome esiste in Lui. Dio ha scelto ciò che è nulla per ridurre al nulla quelle cose che si suppone che siano. Ma ha scelto te un nome, una persona concreta, così come sei. Così come sei significa con il tuo carattere, con i tuoi difetti, con le tue qualità, con quello che tu sei e quello che è la tua famiglia, quello che è stata la tua storia fino ad oggi e quello che sarà la tua storia oggi e domani. Con il tuo ambiente. Tu sei stato scelto per stare con Lui, per rimanere con Lui. Amare tuo figlio significa stare con Cristo, passare più tempo con Cristo e con tuo figlio. Sì, amare tuo marito significa stare più tempo con Cristo e con lui, nel senso di vivere tutto in lui, di vivere tutto in Cristo, di riportare sempre tutto a Cristo, anche la sessualità, anche i rapporti sessuali, quando vi unite, in Cristo, attirati dal suo amore, nella certezza, ogni giorno più forte, che non sei stato tu a scegliere lui, ma lui ha scelto te. Per questo non si tratta di fare molte cose, tranquilli, si tratta di fare quello che Dio ci dà di fare. Da qui nasce lo zelo, da qui nasce l'innocenza, da qui nasce l'alter Christum, l'apostolo, che vuol dire inviato, che vuol dire ambasciatore, shalim in ebraico,
cioè un altro se stesso di chi invia, quindi un altro se stesso di Cristo. Ma questo si compie soltanto se la tua intimità con Cristo è perfetta, se la tua vita coincide perfettamente con la sua. Ma questo dove si dà questo? Nella Chiesa. Nella Chiesa, fratelli, dove il corpo di Cristo sono i fratelli, dove ci viene dato il corpo di Cristo nel sacramento dell'Eucaristia, dove riceviamo il suo perdono, la sua parola, scende dentro di noi, si compie, perché è interpretata, perché è annunciata nella verità e attualizzata nella tua vita, e si compie nella croce, sulla croce, fratelli, sul monte. Per questo essere apostolo, essere prete apostolo, suora apostolo, vescovo apostolo, madre apostolo, padre apostolo, marito apostolo, moglie apostolo, figlio apostolo, fidanzato apostolo, compagno di lavoro apostolo, fratello della comunità cristiana apostolo, significa essere crocifissi con Cristo, crocifissi con Lui, una sola cosa con Lui. È questo che scaccia i demoni, è questo che ha il potere sui demoni, essere con Lui, quindi pregare intensamente, pregare nell'intimità. Mi chiedeva una carissima amica, come fare a non disperdersi, come fare a ritagliarsi dei momenti per stare in intimità con Cristo? Come si fa? Chiuditi in bagno, stai al lavoro? Vai in bagno, inginocchiati in bagno, inginocchiati. E dice, Signore, guarda, c'è un sacco di cose da fare, aiutami, aiutami, non ce la faccio. Guarda, devo stirare, guarda, mio figlio non lo sopporto, mio marito non lo sopporto, mia moglie non ce la faccio, guarda la malattia, chiuditi, 5 minuti. E poi torna al lavoro, e poi torna. Certamente, davanti al Santissimo, è evidente, stendere le braccia, parlare, piangere con lui, quante donne cercano nel marito quello che non possono avere. Chiedilo a Cristo, è lui che ti ha donato il tuo sposo, e così via. Uniti, uniti a lui, salvaguardati da noi stessi, dalla comunità cristiana. Questo genera lo zelo per annunciare il Vangelo, è un frutto. E poi, annunciare il Vangelo, andare per le strade, evangelizzare sul posto di lavoro, annunciare la parola alla tua fidanzata, amarla così com'è, amare le persone, scacciare i demoni, cioè avere potere sui demoni che ingannano, ci ingannano e ingannano. Esorcizzare questi demoni significa essere uniti profondamente a Cristo. Tutto questo è possibile perché Lui sale sul monte e ti attira a sé gratuitamente, non per i tuoi meriti, non per le tue qualità, non per le nostre capacità, nemmeno per la nostra volontà, ma per la sua totale liberalità, per la tua totale gratuità, perché lui si riconosce e si è innamorato di te, si è innamorato di quello che tu forse disprezzi, si è innamorato della tua debolezza, si è innamorato della debolezza di tua moglie, per questo te l'ha data, per questo ti ha donato tua moglie, ti ha donato tuo marito, per questo ti ha fatto prete, perché la tua debolezza è il luogo dove Cristo pianta la sua croce e manifesta l'onnipotenza in questa generazione.